Uè, ragazzi, bentornati su Kino TV. Buona Pasqua a tutti, innanzitutto. Oggi andremo a vedere una falce al neon Legacy. Perché voglio farvi vedere questa falce al neon Legacy? Perché 28 più 28 più 21 probabilità di critico, ragazzi, quanto farà mai? Scopriamolo guardando il video. Allora, eccoci qua. Prima cosa da fare, me ne trasferisco una nello zaino. Fortunatamente ho beccato un americano che aveva il progetto, me ne sono fatte craftare due. E dopo avermele fatte craftare, sono andato a dare un'occhiata anche nel mio registro raccolta per cercare qualcosa di simile. Ho trovato qualcosa di simile, sì. Non ve lo faccio vedere in questo video, raga. Vi prometto che però, se questo video arriva entro fine giornata a 250 like, farò un altro video in cui vi mostro il mio registro raccolta. Quindi, spolliciate subito e partiamo. Attualmente ho un equipaggiamento eroe che non è ninja, così non ho incrementi sul danno critico, non ho incrementi sul livello critico, sulla probabilità, quindi. E così avrete modo di guardare anche voi con calma. Dunque, facciamo un calcolo. Guardate, la falce al neon, normalmente, guardate, la mia senza perk di probabilità di critico arriva appunto al 15% di probabilità. Quindi di base questa falce al neon al 15% di probabilità di critico. Dobbiamo fare un semplice calcolo. 15% più 21% più 28% più 28%. Perché sulle armi legacy la probabilità si somma. Non come adesso che su quelle full perk oro se ci metti due perk di livello critico, il secondo livello critico non va ad aumentare il primo, ma si basa sul livello che c'è già. Quindi sono molto molto più convenienti le perk di probabilità di critico sulle armi legacy. Sì, se sono disposte così. Ora vi andrò a spiegare il motivo. Quindi, raga, equipaggiamento eroe Zenith. Ci spostiamo sullo zaino. Non farò tagli così, non posso barare. Guardate, la falce al neon. Andiamo a esaminarla. This is not okay. This needs to stop now. E abbiamo una probabilità critico del 92%, raga. 92%. Si va a sommare perché 21 più 28 più 28 più il 15% di base della falce, arriviamo a una probabilità del colpo critico del 92%. Ma ancora così non siamo al 100%. Ora andremo a mettere Fiona bianco accecante. Attenzione. Switchiamo sulla nostra amata Fiona. E sappiamo che sulle armi, quelle nuove, quelle perk potenziate, Fiona non mostra correttamente la probabilità di critico, il livello critico per intenderci. Ma guardate su questa falce, abbiamo detto che era al 92, giusto? Probabilità del colpo critico del 127,5%, raga. Incredibile, abbiamo sorpassato il 100 alla stragrande, quindi in pratica ogni colpo che noi sferriamo con questa falce dovrebbe essere critico. Io sono stra curioso, c'ho queste due falci nel deposito da una settimana, credo, non vedevo l'ora di farci questo video e andiamo a scoprirlo subito in missione insieme, che dite? Eccoci, comunque raga, vi dicevo, se notate che Fiona non vi mostra correttamente le statistiche sulla vostra arma, sappiate che l'errore è solo visivo. La probabilità di critico la applica veramente. C'è un post a riguardo su Reddit dove fanno un confronto, dove usano appunto delle armi legacy per testarla. E detto questo, noi testeremo direttamente questa falce. Quindi, noi abbiamo detto che ha una probabilità del colpo critico del 127%, i danni sono base di 19.000, quindi ogni colpo che supererà più o meno, che arriverà sui 30-34.000, perché ho fatto il conto, 75% di 19.000 più o meno è 35.000, un pochino di meno, però vuol dire che il colpo è critico. Adesso lo andremo a testare insieme, raga. Ci dirigiamo verso il difensore che sta morendo. Allora, vediamo, primo zombie, 34.000, quindi critico. 60.000, critico. 60.000. 68.000. Ovviamente ora sono anche con Ninja con la tecnica ombra, la build. È ovvio che ogni tanto la spada infligga molto molto di più la falce, volevo dire. 25.000, 25.000, 34.000. Frate, 34.000 sempre su quelli fisici, eh. Su quelli fisici non mi capita di farli meno, guardate. 34.000. Non me ne frega niente che Superstite muore. Sto cercando di farvi vedere. Oddio! Ovviamente è finita la vita, quindi lo smash non gli fa niente a Superstite. Giustamente. No, madonna, questi col frigorifero in mano. Che fastidio. Ok, abbiamo lo smasher nostro, quindi 34.000. 34.000. Sono tutti critici, eh? 34.000.
34.000. Poi ovvio, raga, non li faccio tantissimo perché l'arma è al 106. Comunque il danno critico non è elevatissimo perché non ha perk di danno critico, ce l'ha solo di probabilità. Ha una perk 15% danni, sì, è una miseria però. 34.000, raga, sono tutti critici. Cioè, tutti critici sono. 34.000. Incredibile. Trentaquattro. Raga, che dire, lo state guardando anche voi, no? Adesso magari dopo di questa provo a lanciarmi tipo a Valle Arguta, dai. A Valle Arguta 70. 37, addirittura con l'attacco alternativo tutti critici erano. Tutti critici. È impossibile provare quest'arma senza critico, secondo me. No, beh, dai, se entro col soldato col 92%, sicuramente non fa in tempo col 90% a tirare tutti i colpi critici. Quindi, veramente, veramente OP, raga. Io vi consiglio di controllare anche voi nel registro se avete armi che vi alzano 3 perk di probabilità di critico. Se giocate più o meno da più di un anno fa. Perché un anno fa più o meno hanno introdotto il sistema di ricombussolazione delle perk. Detto questo, io vi invito a guardare anche il mio video precedente sugli armi Legacy se volete un chiarimento in più. Dunque, raga, in conclusione abbiamo scoperto che il 34.000 è il danno critico e ogni colpo che sferra entra critico. Non è elevatissimo, abbiamo detto, però tutto sommato siamo riusciti a sfatare questo mito. Se era possibile avere un'arma col 100% di critico. Certo, prima era fattibile al 100% con le armi Legacy, con questo nuovo sistema purtroppo non è più ottenibile. Io vi invito a guardare il vostro registro raccolta, raga, guardate bene le spade, le asce, le falci, perché Fiona incrementa tantissimo la probabilità di critico. Guardate se c'è qualcosa che si avvicina al 90, per esempio io ho una gran spada. No, non voglio spoilerarlo, shh, Kino, zitto, lo diciamo in un prossimo video, bravo. Bello, poi ricordiamo che comunque con Ninjas continuiamo a usarlo, con la tecnica ombra i danni aumentano. Ovviamente quello poi va in base anche alla build che vi fate, eh. Io ammetto che non so neanche se ho messo una perk per la falce. Ok, carburante del calduto, lama leggendaria, survivalista, coda del drago e ali del drago. No, raga, non ho messo la perk che mi aumenta i danni della falce. Quindi ovviamente è anche un po' nerfata, dai, possiamo dire così. Dunque raga, per il video di oggi può bastare così, io ci tenevo tanto a farvi vedere questa piccola cosa, anche per farvi capire un attimo come funziona il sistema. Sapete che cerco di cogliere ogni occasione per cercare di argomentarlo insieme a voi. Come al solito spero che questo piccolo video vi sia piaciuto, vi auguro ancora una buona Pasqua, raga, perché so che questo video uscirà nel giorno di Pasqua. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo episodio. Bella bella! This is the worst thing I've ever seen in my life! Oh, get it away from me, man! But I was just gone.